nastro, che io le chiamo così perché sono scritte in rima, in cui parlo delle piccole cose che non servono a niente, ma che comunque ci riportano alla mente dei ricordi, quelle cose che si ritrovano. Io parlo della mia soffitta, che è piena di cose inutili, però ogni cosa mi ricorda qualcosa. Buon microfono. Così va bene? Sì, sì. Va bene. Allora, il titolo è L'Ubbel de Non, sottotitolo Arpulen la soffitta. Allo soffitto meglio se potava più un tre, tendere le cose che ci stava. Lui orne, mi sono fatto coraggio e ci sono entrato, decise a fare una bella arpulita. Meno a meno che sbucicavo, ogni cosa che mesciava, l'altro mondo mi accordava. Le libre della scuola elementare e le quadierne che tutte che le brave mi facevano puntare la mente e non mi facevano vicchio a niente. Ma passate con un momento, archiappava a valutare cosa ci stava da te. Piatti vecchi e tielle d'alluminio, una damigiana in un fiasco imbaiato, un lampadario uscito fuori moda, un par di scarpe che la punta pezzuta, una candela consumata che la cera culata, ma pur una luma oio mezza arruzzolita. E sopra che la tavola, di forma caroscia, ci stava cose che non poteva conoscere. Una busta piena di matasse di lene, una cioccolatiera che la mene carotte, uno stare pieno di pezzi di stoffa, una copertura a quadro e uno scialle vecchio. Stava pigliette una busta piena, ma prima le sono aperte. E ci sono trovate una maglietta di lene fatta a miene e una unnuccia piegattata per la festa. E subito si è sviato un ricordo di mamma quando ha cucito tutta la nottata per finirmi con la connuccia piegattata. Tutte cose dietro tempo, ma portava a rete che la mente, a quando ero piccerille e non capava niente. Sopra all'arco tavola era piena di stare, starucce e cistarelle. Ci stava pure un fuso e una luce, e una canocchia dentro una pegnatella. A ogni pizzi stava qualcosa di speciale, cose vecchie, che quando è stata al posto si pensava che poteva servire, ma mo solo le ricordo fermene. Intanto sposta una seggia, vuota una busta, leva le cose in mezzo alle pietre, e hanno pizze dell'umore, sopra uno sgabello, so visto una cosa che sembrava brutta, ma invece è bella. Lo sapone di una casa che si faceva una volta. Ormai si è stagionata, so pensata. L'avevo fatto nonna a me, che si è morto più di 40 anni fa. E la mente è partita a vedere le trufelmette. L'avevo fatto come si faceva allora, a mischiare dentro la callare, lo grasso del porcio, l'uovo vecchio, l'acqua e la soda. E per farla durare ci squagliava qualche pezzo di saponetta che avanzava. Dopo le faceva lì, mentre essa musicava. E quando si raffreddava e stava industata, le tagliava tutta a pezzi con un filo di spaga. Io me la ricordo come un sonno, perché le ricordo si è sbiadite, a diventare bianche e nere come in un film dello passato. Mo che le pezze di sapone è tutte giallite, che non si de muffe e pure appiccichiete, l'odore è mezza arrangiatita, ma i saggio che è una cosa prelevata. Quello sapone è adatto per le belle vecchie, quando la varchina ni la cala a farle lì. Se viene piena e si strufina buona buona, si mette una bagnarola in bacia al sole e dopo un paio d'ore s'arpassa all'acqua chiara. Glure sciacquo, già si vede la differenza, lo bianco arve bianco e le mecchie non ci sta più. Ogni cosa che s'arrava arve nuova. Poi si stende le piene in bacia al sole e se ferro lo vento che le sbatte, quando s'assuga, senza stirarle, s'arpieghe e s'armette lo cassetto. So pure letto in bacia lo giornale che sto tipo di sapone artigianale è sempre meglio di quello industriale. Se può usare, parlava la faccia, e è buono per farci se lo bagni o la doccia. Allora, che riverenza le sono trattate, come se tratta un'opera d'arte antica.
le sono pulite da quella grassa appiccicose e le sono sistemate dentro una guandiera come se fosse un complemento di una sposa. E sono messe in un pezzo al gabinetto come in un soprammobile in bella mostra, un tesoro raro, con un valore eccezionale, che si può usare ma non sa da sprecare. Chi le vede mi può dire che sono antiche e si può fare pure una bella risata, ma non può capire che la cosa povera è preziosa. Non è solo un pezzo di sapone, per me è come una reliquia religiosa, perché è un bene che mi ha lasciato nonna Rosa. Grazie a tutti.